Ok, eccoci. Ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Anche oggi per la quinta volta siamo in onda con Dagli Ortolani a Chinatown, che sono eventi che realizziamo insieme al Municipio 1. Questo lo sto dicendo per chi guarderà la registrazione perché ancora non si è collegato nessuno. Voi che state guardando la registrazione sappiate che quello che state vedendo è andato in onda all'una di mercoledì 11 novembre. Da casa, nel caso mio e di Sara, e in giro per la zona Chinatown, nel caso di Valentina e Alberto Pistola. Noi abbiamo un ospite oggi, che è la nostra adorata Sara Manganotti. Ciao Sara, Ciao. che chi ha visto la diretta di ieri dovrebbe ricordare, e che fa parte di Associna, giusto Sara? Esattamente. Vuoi presentare tu in un minuto chi sei e cos'è Associna? Io sono Sara, sono una sinologa, quindi io appunto mi occupo di lingua e cultura cinese e faccio parte dell'associazione Associna delle seconde generazioni italo-cinesi. Nel senso, io non sono cinese, appunto, però sono studiosa di cinese e la nostra associazione è un'associazione di volontari. Prevalentemente ragazzi di seconda generazione cinese o italo-cinese, abbiamo diverse attività culturali. Nel caso poi potete vedere il nostro sito. Sì, Ok, non vi rubo c'è il altro tempo. sito, c'è la pagina Facebook, Instagram e noi abbiamo già seguito tutto, quindi poi Valentina ha studiato tra ieri e oggi, ha studiato anche questo, vero Vali? Anche in cinese, so parlare mandarino perfetta, Ormai fluentissima. parliamo tutti cinese. E, grazie Sara per essere qui, dopo la diretta di ieri l'abbiamo chiesto se voleva darci una mano un po' per le pronunce e un po' con approfondimenti vari che lei sicuramente potrà conoscere più di noi, che anche se abbiamo, cioè ieri siamo stati bravi, vero Sara? Assolutamente. Io verifico, controllo. È come quando tra un turno e l'altro del drama-trama, la gente che scende, io chiedo com'è andata, con il secondo gruppo lì pronto. Quindi se dicono che è andata malissimo, basta, ammazzo tu, cioè distruggo tutto il lavoro delle 2 ore successive. E qua ho fatto uguale, perché non le prepariamo prima queste domande, siamo furbi. E allora Sara, grazie mille, ti resti comunque qua con noi. E intanto noi diamo la linea a Valentina Pista. Io vi ricordo che questi eventi sono quasi finiti, nel senso che sabato c'è ancora l'ultima visita teatrale e servono a andare a scoprire lati del Municipio 1 meno conosciuti, quindi è il centro storico, però sono parti un po' fuori dal centro che tutti conosciamo e che è più turistico. Quindi noi ringraziamo ancora il Municipio 1 per questa opportunità anche di realizzarle online. Vi ringraziamo per essere qui, salutiamo mia mamma qua che ci saluta e diamo la linea a Valentina Pista. Ciao! Ciao, Ciao, ben buongiorno. arrivati. Oggi siamo, tanto per cambiare. In zona Paolo Sarzi, Voi perché dormite lì dobbiamo. ormai, no? Praticamente Sì, sì, in molto compenso, infatti. però oggi peggioriamo la situazione perché di solito giravamo un po' il quartiere, mentre oggi facciamo via Paolo Sarpi, Sì. dall'inizio alla fine. Con una piccola Con una deviazione, però deviazione proprio di ridicola, 100 metri. che tra l'altro insisto io per inserire perché dopo vi spiego il perché. Esatto. Però comunque praticamente facciamo solo questa via che ammetto che in questa giornata non è proprio al massimo del suo splendore, un po' per il clima, un po' per il lockdown, Esatto. ma è una via che di solito è ipermovimentata, piena di movita, appunto, sempre Specie a quest'ora, tra specie a l'altro, è quest'ora, l'ora di cena. perché è pieno di street food. Quindi, io girerei la fotocamera. Eccoci. Davide? Vai. Sì, Ciao. vai, vai. No, era. Ok. Faccio una regia così Parte. cambiamo È la inquadrature. regia che ti tiene La da fare. regia. Va bene, intanto, quindi noi siamo qua in Paolo Sarpi. Adesso il nostro amico Pista ci racconterà un sacco di cose sulla cultura culinaria cinese, ma io prima giro la fotocamera intanto e Esatto. vi faccio vedere che in realtà non tutto ciò che è Paolo Sarpi è cinese. Eh no. Infatti, iniziamo Così. così, Ciao, da ciao. Corriere
Curaçao do Brasil. Una torrefazione di caffè prodotto tipico cinese. No, non è. Non è prodotto tipico cinese, anzi, i cinesi sono molto, molto fissati con il tè, ma ne parleremo più avanti. Che cos'è questo posto? Il caffè Manfredi, in realtà, è un caffè italianissimo. In realtà, non so perché sto riprendendo il caffè Manfredi. Lo tengo io. Vai tu. Eccola qua. È appunto un caffè storico, una bottega storica, perché parliamo dagli anni 60 e col Brasile c'entra largamente, c'entra perché il caffè viene importato dal Brasile e dal resto del Sud America, anche Guatemala che ha dei caffè preziosissimi eccetera eccetera, ma in realtà i proprietari, i gestori sono italianissimi dagli anni 60. Dal 1962 62 e forse 58 c'era la famiglia prima che erano gli Scott. Se non è pensa. Quindi solo per dirti che insomma non tuttissimo è cinese, ci sono ancora tantissime botteghe storiche, di cui anche questo poi faccio parlare pista. Va bene. Io volevo solo darvi una piccolissima curiosità, visto che mi sento più in patria quando parliamo di Brasile e... Ma poi sarà giocato tutto sulle curiosità, sì, quindi alla fine sì. Oggi così mangiamo e curiosiamo. Non vedo voi perché mi si appannano gli occhiali. Ecco. C'è una piccolissima curiosità a proposito di Brasile e di caffè. A Lisbona c'è la caffetteria più famosa in assoluto, che si chiama A Brasileira. Via Brasileira è storicissima, sempre inizio Novecento. Chiunque è stato a Lisbona è stato lì, anche se non a prendere un caffè, perlomeno davanti, perché c'è la statua di Pessoa, eccetera, eccetera. E se uno vuole chiedere un caffè in Portogallo, chiede una Vica, V-I-C-A, che è stranissimo, perché in tutto il mondo si chiede un caffè, coffee, caffè, in qualunque sua declinazione, ma sempre caffè. Anche in Portogallo si dice caffè, ma la bica è proprio un modo di chiedere l'espresso. E sembra che nasca dal fatto che nella Brasileira, quindi in questa caffetteria storica, ci fosse un grande cartello con su scritto Beba isso com açúcar, che vuol dire bevi questo con lo zucchero, perché essendo un prodotto nuovo e importato per i portoghesi era una cosa strana, e quindi questo sapore molto bizzarro, super amaro, non piaceva. Quindi per farglielo piacere gli dicevano e cacciaci dentro lo zucchero. Meglio. E questa era la curiosità. Direi che possiamo ancora tornare a Pistola. Va bene, torniamo a me e partiamo con quello che è un'idea della cucina. Tanto vabbè, parlare di cucina cinese, di un paese che è il quarto paese per estensione al mondo, il primo al mondo per popolazione, con oltre 56 etnie differenti che fanno parte della Cina, diventa complesso, per cui si dovrebbe parlare, come per le cucine regionali italiane, di cucine per zone, per aree della Cina, per province. Quello che però può essere una traccia, diciamo così, comune a un po' tutte quelle che sono le cucine, tutte le tradizioni culinarie cinesi, è quella di essere un rito. La cucina è davvero un rito di convivialità, da sempre, fondamentalmente parlando. E non è un caso se abbiamo le bacchette. Le bacchette sono forse appunto la caratteristica principale. Oggi anche in Cina, in molti ristoranti, anche i cinesi stessi, soprattutto se non vivono più nella madrepatria, utilizzano le posate alla occidentale, diciamo che obiettivamente parlando, per me in particolare sono più comode. Io mangio cinese, ma non sono mai riuscito effettivamente a utilizzare. Confermo, l'ho visto l'altro giorno in grande difficoltà. Sono terribile. La cosa interessante è forse da dove nasce proprio questa origine, quindi da dove nasce l'uso delle bacchette. Allora, sembra che effettivamente nei vari periodi storici della Cina, la Cina ha attraversato più e più volte diverse tipologie di carestie. E questo ha quindi portato ad avere del cibo non sempre disponibile e in molti casi difficile da reperire. Le bacchette, proprio per questo rito di convivialità, come vi dicevo in precedenza, la cucina è sempre rito di convivialità. La famiglia si ritrova 3 volte al giorno a orari spesso prestabiliti per i 3 pasti della giornata. Ecco che vi dicevo, in quelle che sono i momenti storici della Cina, nei quali ci sono stati carestie e cose di questo genere, avere delle bacchette consentiva alle persone che prendevano il cibo dal grande piatto di portata comune che veniva portato sulla tavola di non fare delle porzioni troppo grandi. Quindi la bacchetta consentiva di prendere solo una piccola porzione e di portarla alla bocca. Inoltre, la bacchetta è semplicemente riproducibile.
bastava in caso di necessità andare a staccare un paio di rametti da un albero e si ottenevano facilmente delle bacchette. Secondo addirittura un'altra tradizione ancora, la bacchetta deriverebbe direttamente dall'uso di quello che è il più grande maestro della filosofia orientale, ovvero il grande Confucio, il quale, secondo appunto la tradizione, era vegetariano, per cui non mangiava gli animali, perché in questo caso preferiva le bacchette perché la posata normale, quindi la lama, il coltello in generale, poteva ricordargli quelli che erano i coltelli utilizzati proprio per uccidere, per sezionare e per tagliare vari animali. Quindi la bacchetta è proprio tradizionale, appunto una tradizione che ci arriverebbe ai giorni nostri, fin dall'epoca appunto di Confucio e ancora prima. Bene, Sara, tu vuoi smentire o confermare, esatto, quanto abbiamo vuoi detto? Vuoi smentire tutto quello che Sara annuiva, annuiva. Sara annuiva. Non mi permetterei mai di smentire il pizza. Ma no, mancherebbe, smentiscimi, io... Tu per esempio le bacchette le usi? Ti trovi bene? Sì, in casa. Anche in casa? Che coraggio. No, un'altra storia che posso aggiungere a quella del pista molto velocemente. E tradizionalmente le bacchette sono anche un regalo tradizionale di matrimonio, perché bacchette in cinese si dice kuaizi, che è simile a un altro modo di dire, cioè kuaizi separatamente, scritto in modo diverso, vuol dire veloce figli, quindi fare velocemente figli. È un augurio per avere figli, vabbè, adesso non più, ma comunque possibilmente maschi. Adesso non c'è più questo pensiero, però fino a qualche decennio fa si preferiva sempre avere figli maschi. Mi taccio. No, grazie Sara. Però ti confermi questa cosa che comunque le posate adesso sono diffuse. Sì. Volendosi, anzi, tendenzialmente anche in altri ristoranti portano di default le forchette e io dico: no, ma veramente io vorrei le bacchette. Ah, ok. Come può essere? Grazie, Sara. Va bene, io invece mi trovo davanti, adesso purtroppo è chiuso, ma ovviamente è chiuso perché si tratta di barbecue hot pot, e fare un hot pot takeaway sarebbe un suicidio di... penso abbastanza più che altro per tenere la fiamma viva sotto. Cosa, Davide? Cioè, sta chiudendo adesso, ha tirato giù la club. No, sono chiusi da giorni. No. Però ovviamente stanno facendo dei lavori, non credo lo so. Che stiano ristrutturando il locale. Possibile. Non ho capito male, ovviamente lo stanno facendo. Ad ogni modo, appunto, volevamo raccontarvi, anzi voleva lui, ma glielo sto imponendo io. Me lo impone, quindi non mi posso raccontarvi un po' che cos'è l'hot pot e da dove viene. Allora, l'hot pot a volte viene anche detta Chinese fondue, quindi la fonduta cinese, cioè questo modo di cuocere effettivamente striscioline di pesce fresco, verdure fresche, carne fresca all'interno di una salsa, all'interno di una hot pot per l'appunto, una salsiera mantenuta calda da una piccola fiammella sottostante. Questo brodo appunto viene tenuto, a volte nell'hot pot ci sono anche diverse tipologie di zone per dare una diversa consistenza al brodo, e in questo caso quindi quando è ben caldo si immergono semplicemente le striscioline all'interno e dopodiché si vanno a togliere, a volte si vanno a mettere in una salsa che è fatta con olio di sesamo e poi si vanno a mangiare. Questa è una dei piatti più caratteristici, soprattutto durante l'inverno, in questo caso, perché ovviamente appunto è un piatto caldo, è hot, per cui è così. È un po' tipo bourguignon, ma non fritta. Sì, è un po' tipo la bourguignon francese, assolutamente. Vorrei dire sì. Salutare, però in realtà dubito che sia davvero salutare tutte quelle salse, che saranno buonissime, però non so se salutare sia proprio... È buonissimo, no, dice no. Salutare. Okay, perfetto. Beh, però la struttura è comunque una cosa bollita, no? Cioè, se poi non ci metti troppi condimenti... Il fatto è che ci metti troppi... Cioè, lo sai. Basa sui condimenti l'hot pot, quindi... Esatto. Dopo vi faccio vedere, quando entriamo in un supermercato, che vendono proprio tipo una mattonella, che sembra proprio un pezzo di mattone, che è il condimento da mettere in hot pot, così capite di cosa stiamo parlando. L'essenziale per fare il giusto hot pot.
Detto mattone questo, è sempre invitante quando pensi a un mattone. Detto questo, pare che non sia una tradizione del tutto cinese. Sembra che le origini di questo piatto siano in realtà da ricercare in quelle orde mongole che in varie parti del tempo, della storia della Cina, sono proprio scese dal nord verso i territori appunto del grande impero cinese. E che si facesse quindi una versione, diciamo così, molto più rudimentale di questo hot pot, utilizzando come appunto recipiente per tenere caldo il brodo l'elmo di questi guerrieri, che quindi all'occorrenza veniva anche utilizzato, ovviamente per quello che era la carne che si immergeva nel brodo, si utilizzava per lo più un montone, si utilizzavano ovini in generale o comunque selvaggina che veniva cacciata alla bisogna apposta per poterla mangiare in questo modo. Sara, mi confermi? Ho detto cose giuste? Confermiamo, ribaltiamo. Confermo tutto, assolutamente. Ci sarà poi un fun fact, ma penso che anche il pista lo sappia già, invece, sugli involtini cinesi. Sì. Allora, aspetta che mentre tu racconti il fun fact, io vado a recuperare del cibo. Va bene, io filmo la Vali, magari, che va a recuperare del cibo. Ah no, va bene. Allora, vai Sara. Il discorso dei famosi involtini primavera in realtà non sono cinesi. No. Già il pizzo lo sa, vedi? Eh no, esatto, ma sono vietnamiti. Dai, vuoi andare tu pista su questo? No, io so solo questo, io so solo che non erano cinesi. In realtà sono vietnamiti. Semplicemente sono stati poi una rielaborazione per i gusti italiani e fatti più ciccioni e con dentro appunto più verdure, perché doveva essere una cosa sfiziosa ma non troppo pesante, mentre quelli vietnamiti sono piccolini, con carne di maiale tendenzialmente, si mangiano con una foglia di insalata arrotolata. Tutto qua. Ma Non lo sapevo. Fun fact personale, ho provato a fare gli involtini primavera l'altro giorno. Esatto. E non sono venuti così male. L'unica cosa è che ho dovuto usare la farina di riso per questioni di intolleranze, cioè proprio la sfoglia di riso, e quindi sembravano un po' tipo dei fantasmini, al posto che, perché proprio non si vedeva più quando la friggevi, no? Però devo dire che ero abbastanza soddisfatta del risultato. Ora vi faccio vedere dove siamo. Esatto. Sara, tu parla pure. Sì, no, in realtà il fun fact era questo. Ok, noi siamo davanti a Xmo, poi se qualcuno lo vuole pronunciare meglio lo può fare, che praticamente che cos'è? È un panino, è un panino cinese, mettiamola così. È un panino che è però un panino storico, perché sembrerebbe risalire alla dinastia Tang, che è una dinastia che governò sopra la Cina dal XII al III secolo avanti Cristo, quindi a più di 2000 anni di tradizione. È la famosa dinastia dell'esercito di terracotta, per intenderci, insomma, per darvi una chicca in più da questo punto di vista. Che cos'è appunto il mo? È un panino fatto con la farina di riso. Perché? Perché narra appunto la tradizione sulla nascita di questo piatto, che a seguito proprio di una grandissima siccità il riso non fosse stato a sufficienza idratato e si fosse essiccato. Il riso è una pianta semiacquatica, quindi ha bisogno effettivamente di acqua per poter crescere, e in questo caso ecco che quindi quel riso che si è naturalmente essiccato è stato poi ridotto in farina, e in questo modo si è creata appunto la farina con la quale si è andati a creare questa specie di panino, proprio. Adesso ve lo faremo anche vedere e lo assaggeremo in diretta per voi. Tra l'altro mentiremmo se dicessimo che non l'abbiamo ancora assaggiato. No, io lo assaggio per la primissima volta, non è vero, l'abbiamo già assaggiato più e più volte ed è davvero molto buono. Praticamente, c'è davanti un po' di gente, però sì. Si può però avere, esatto, è questa qui. Cosa qua, intanto poi l'ho ordinato, arriverà prima o poi, cioè sia col suino classico, magro, fritto, pollo, maiale, insomma, con un po' di tutto. E la cosa che avevo letto che era carina è che oltre al che insomma, il macinato quello dentro, esatto, quello carne, tutto questo precotto in 8 ore, un processo lunghissimo, veniva anche dal fatto che appunto si
questi popoli sotto le dinastie più belligerose, belligeranti, esatto, fossero sempre pronti a scappare. Sotto la dinastia Tan c'erano continue invasioni della Cina, appunto, uno dei motivi per cui è stato creato il famoso esercito di terracotta, per cercare di tenere lontane quelle che erano le orde che dal nord calavano appunto sulla Cina. E in questo caso i contadini tenevano appunto una preparazione di carne sempre all'interno di apposite giare, che poi all'occorrenza, quindi in caso di guerra o di arrivo di nemici, potevano prendere e portare con sé e spostare in maniera un po' più agevole. Ecco perché appunto questa carne già preparata veniva tenuta appunto in vasi e così era pronta alla bisogna per poter fuggire con la popolazione. Questo almeno è la Sara, leggenda. Tu hai mai mangiato questo mo? Sì, e anzi vi sto invidiando tanto in questo momento, per cui... Adesso lo mangeremo in diretta. Ma in Cina dove si trova di più? Cioè un po' ovunque o è più regionale? No, allora, vabbè, io sono stata nella zona più a nord, perché sono stata a Pechino più di un anno, perché ho vissuto lì e quindi ho riferimento del nord. E sì, si può trovare tranquillamente come street food, quindi ci sono i banchetti che lo fanno a partire dalle 5 del mattino, perché loro fanno colazione molto presto rispetto a noi, hanno dei tempi di vita un po' diversi e lì si può trovare, li mangiano un po' come colazione. Grazie, siamo stati distratti perché finalmente è giunto e quindi va bene, sappiate che in questo posto si trova questo panino. Aspetta, Davide, però non ti sentiamo Davide, che sta dicendo cose interessantissime. No, ho sbagliato. Dai, torno indietro. Li abbiamo pagati i panini, giusto per sapere. Li abbiamo prepagati okay, nella speranza di velocizzare il processo, cosa comunque non accaduta. Cosa accaduta fino a un certo punto, però Sara ci ha riempito il buco in maniera incredibile. Pensavo se li regalasse. Allora, Elena dice che ti invidia anche lei. Siamo appena passati. Vorrei invitare tutti da casa a insultare piste navali che oggi allora, mangiano. Io adesso faccio uno switch di fotocamera, così vi illustriamo due cose. La prima è io che ha detto un panino che è molto fondamentale. È molto bello, sì. E la seconda è davanti a cosa ci troviamo. Quindi. Qui davanti a una serranda chiusa, effettivamente. Ma ora questo è uno dei locali più tipici, più caratteristici, tra l'altro storico, come si vede, dal 1896. Pensate che la bottiglieria Isola veniva citata già addirittura in quello che è il giornale di Filippo Turati, ovvero La Battaglia. Questo per darvi anche una notizia di colore. Intanto inquadra la Vali che mangia, così ti piace inquadrarlo. E vi dicevo, questo... Fatelo vedere sto panino, scusa. Va bene, faccio vedere il panino. Come cameraman non è un gran testo, ragazzi, sono un'ottima guida. No, sono un'ottima guida, ma come cameraman devo essere sostituito. Questa farina è veramente leggerissima, che lo rende super friabile, quindi è come se fosse fritto, ma non lo è, perché è comunque cotto al forno, e dentro la carne, appunto, è extra zoom cotta. Sulla carne, guardate che ipercotta. È un kebab cinese. No, non è un kebab, non è a striscioline, è proprio stufata e tagliata sottilissimissimissima. È buonissimo, è molto molto buono. Io da sommelier non saprei, visto che ci troviamo davanti alla cantina Isola, io da sommelier non saprei con cosa abbinare, perché è molto speziato, forse proverei con un Gewürztraminer, per dire, un Gewürztraminer aromatico molto fresco potrebbe aiutare a togliere un po'. No, Sara non è d'accordo, Sara per favore, No, in realtà direi un rosso, anche perché i cinesi sono più da vino rosso i cinesi, il bianco lo stanno scoprendo adesso, apprezzano tanto il vino rosso italiano. Però da quel punto di vista lì, non lo so, con un tannino un po', vabbè, poco, un po' morbido. Non entriamo nei dettagli, diciamo solo che appunto siamo davanti alle cantine Isola, che sono un'altra bottega storica del quartiere. Sì, una delle botteghe storiche, e dove ha lavorato e poi si è diplomata la prima sommelier donna cinese. Così. Tac, io adesso vi faccio fare uno sguardo dentro velocissimo. Diamo uno sguardo dentro. Buongiorno. Ciao, siamo entrati come ti avevamo promesso per farvi vedere
anche da casa questo posto meraviglioso. Esatto. Cioè, quindi le mie cose praticamente. Esatto, non guardate. Esatto. E, qui il vino si beve principalmente al banco. Sì, si apre tutto, tutto apre al calice. Tutto. Per cui se si vuole si può chiedere il assaggio al calice, tutto quello che vuole. Da quelli di pronta beva a grandi vini. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Tra l'altro è un posto molto romantico perché oltre ai prezzi ci sono tutti questi bigliettini che raccontano storie, poesie. Perché il martedì c'è il martedì poesia. Quindi vengono declamate poesie. Vino e poesia è un abbinamento perfetto, quasi come il mo con... Sì, quasi come quasi. Va bene. Noi proseguiamo, ringraziamo. Grazie tantissimo le cantine Isola. Non vi perdete le cantine Isola. Quando si potrà, tornate a bere qui. Esatto. Ali, ci chiedo. Va bene. Io provo ad addentare il mio aspetta. Mo. Dici. Sì. Allora, Bobby ci chiede se esiste una versione vegetariana del Mo. Una versione prima ho inquadrato, quindi non so se nel menù c'era anche qualcosa di solo veggie. Comunque, tendenzialmente, essendo un panino, la mia idea è che uno possa un po' metterci dentro quello che vuole. Però Sara magari può risponderci. Allora, in realtà il concetto vegetariano in Cina stride un po', perché il... È un po' come i vegetariani in Piemonte, stride. Esatto, esatto, il paragone è perfetto. Sì, no, nel senso, volendo, essendo un panino, uno alla fine se lo può comporre come vuole. Diciamo che il mo tradizionale è con la carne stufata. Beh, però se esiste la carbonara vegana esisterà anche il mo vegetariano. Cioè. Sì, è un po' una bestemmia. È un'altra cosa. La vegana, ma va bene. Un'altra cosa. Io lascio a dentare il suo mo, mentre io vado a ordinare i ravioli. Va bene, perfetto. Chiedono Vali, anche ci chiedono dove siete. È via Paolo Sarpi, giusto? Siamo in via Paolo Sarpi, sì, sì. Siamo davanti alla ravioleria di via Paolo Sarpi, che prepara i ravioli con la carne e la macelleria. Una joint venture Cina-Italia. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Eccolo. Siamo in coda in questo momento. E poi la macelleria a fianco. Dici, Vali. Tu addenta. Vado ad addentare. E stammi in coda. Stammi in coda più o meno. E io vado anche a farvi vedere, questa è la ravioleria appunto, dove adesso vi faccio vedere come fanno i ravioli. Scusami, stavo per essere in visita a un monopattino. Mentre questa è la macelleria, che è un altro ennesimo locale storico del quartiere. Ed è veramente, veramente bellissima. Non so se riuscite a vedere, a parte il fatto che sicuramente la carne sarà ottima, perché è la stessa con cui fanno i ravioli qua di fianco. Buongiorno, permesso. Buongiorno, sono io che va bene. Questo è sempre il momento dedicato ai vegetariani. Sempre, esatto. È anche vegetariana la macelleria, per sapere. Temo di no. Questo bancone è lunghissimo con tantissimi prodotti e veramente sto salivando perché sembra tutto fantastico e buonissimo. Io riesco e vi racconto anche che invece... Ecco, pistola che mangia. Che invece la ravioleria ha vinto nel 2017... il premio come miglior street food in Lombardia. Quindi, insomma, c'è tanto male non deve essere, giusto? Decisamente no. Sara, tu vuoi dirci qualcosa sui ravioli, visto che siamo in coda in attesa? Beh, allora, sui ravioli ce ne sarebbe da dire tantissimo, perché, come diceva giustamente prima il pista, la Cina è enorme e quindi potete immaginare anche tutte le versioni diverse di ravioli che si possono trovare da Pechino a Shanghai. La Cella ha una storiella curiosa sui ravioli, perché i ravioli si chiamano jiaoz in cinese. La storia curiosa è che nascono in realtà da un medico, perché tornato nel suo paese vede la popolazione del suo paesello che sta morendo di freddo, e quindi decide di creare questi fagottini
ripieni di carne e di altri ingredienti e erbe medicinali in modo che non soffrissero più la fame e più il freddo. Il discorso del nome Jiaoz o Jiaoar viene appunto dall'idea anche dell'orecchio, perché appunto, infatti, se voi notate, i ravioli hanno un po' la forma di un orecchio un po' mangiucchiato. E quindi c'è questo discorso. In realtà sono più storie che si fondono insieme dalla nascita dei ravioli. E vabbè, anche io, i miei preferiti, ad esempio, sono quelli brasati. Io vi faccio vedere intanto quanto è bello vedere qua in azione come si fanno i ravioli. Non so se lo vedete, riuscite? È già pronto, fantastico, grazie mille. Vi faccio solo vedere velocemente la manualità, che è veramente spettacolare. Quindi si prende il pezzettino tondo di pasta, si mette con una forchettina e manina, ed è sono velocissimi. E qua invece la zona cresta, che non assaggiamo questa volta, ma assaggeremo prima o poi. La madre sa, la forchettina manina. Sara, dici? Anche la zona crepe la consiglio, perché la crepe, che è la Zia Bin, è invece questa, appunto, questa crepe fatta con un uovo steso, dentro c'è parte di tofu fritto che rende croccante l'interno, un po' di carne, un po' di verdure, che viene poi fatta a portafoglio e si mangia così. Anche quello è tipicissimo street food cinese. Attenti se volete la salsa piccante o meno, perché il piccante, comunque il loro piccante, si fa sentire abbastanza. Grazie Sara, io stavo deglutendo nel frattempo. Specialmente nel Sichuan, giusto Sara? Esattamente, esattamente. L'ho scoperto a mie spese. Non solo nel Sichuan, mi pare addirittura che nel Hunan sia addirittura più piccante. Quindi se nel Sichuan già è piccante, nell'Hunan è molto di più. Parlo senza mascherina, ma perché sto per addentare. Esatto, volevo... Sì. Non fatelo a casa, don Tradi. Sono una signora, quindi lascio assaggiare il raviolo a pista. Sono Dani, ti ricordi quando abbiamo mangiato nel ristorante taiwanese a Shanghai, che c'era tutta l'acqua, c'erano i ravioli con l'acqua bollentissima dentro al raviolo? Adoro. Che se tu non lo aprivi prima morivi dissanguato per l'acqua che esplodeva dal raviolo. Erano taiwanesi, no, però la struttura è mi ero, mi sono un po' persa sul discorso di Sara, perché nel frattempo ero in coda, però non so se ha raccontato che non tutti i ravioli che ci sono in Cina si trovano qua. Per esempio questi qua che abbiamo mangiato a Shanghai, che sono tipici di quella regione, sono quelli appunto che qua quasi non si trovano. Magari qualcuno li fa anche adesso, non lo so, perché ci stiamo evolvendo velocissimamente in quanto cucina cinese, che sono proprio ripieni di brodo, quindi è come se fosse un palloncino di brodo ustionante. Sì. E sono buonissimi, confermi? Sì, quelli sono gli Xiaolongbao, che sono tipici di Shanghai. Era la mia colazione a Shanghai ed era una libidine. E, allora, in realtà ci sono dei posticini che lo fanno in Sarpi, ma bisogna trovarli, nel senso che ce n'è uno, mi pare che si chiami Luna Rossa, adesso non mi ricordo bene, in via Rosmini, se non sbaglio, e... Lì dovrebbero però bisogna andare alle 6 del mattino, perché è la colazione. Sì, bisogna andare alle 6 del mattino. A me piace la cucina cinese. Non posso, lo so, è molto buono, ma non posso. Se volete fare colazione cinese, andate alle 6 del mattino. Esatto. Allora. Sì, scusami, poi faccio parlare pista. Vai, vai, vai. A proposito di colazione cinese, quando sono stata l'ultima volta a Pechino, che era gennaio, era l'8 gennaio, quindi mi hanno detto per un sacco di tempo che ho portato io il coronavirus in Italia, ma no, non è vero. Aia, non è vero. Era negativa, giuro. Faceva un freddo porco, una cosa pazzesca. Io cercavo disperatamente una colazione, e da europea ovviamente cercavo della colazione internazionale. No, più che internazionale, dolce, qualsiasi cosa cappuccio che non cornetto. Fosse un pezzo di animale cotto principalmente. Ed è stato veramente difficile, veramente veramente difficile. Alla fine ho trovato banalmente questa crepe, che probabilmente, Sara, è una cosa molto simile a quella, voglio supporre, e loro la vendevano proprio come colazione. Devo dire che era molto buona, cioè nonostante dell'animale dentro c'era lo ugualmente. Quindi sì, cioè, la loro colazione cinese, poi confermacelo, è totalmente salata e anche abbastanza pesante. Sostanziosa, sì. Diciamo. Deve dare forza per la giornata. Giusto? Esattamente, esattamente così.
Bravo, Sara. Ci dicono, Dario ci dice infatti di provare anche la crepe in quello street food in cui siete andati, che, sì, che è buona. Giovanni ci dice Mike Tyson conosceva l'origine dei ravioli cinesi. Mi sono perso nel discorso, però. Va bene? In forma di orecchia, sì, credo di sì. Qua c'è il tag della Vale, era Milan cinese, ci dice Bobby. Giovanni invece sta sull'analisi artistica dei colori di pista, che anche qui, non so cosa può dire. Sì, credo per il calore. Ah, ok, allora sì, è un'opera d'arte. Vali, Bobby tra l'altro ci dice del cortometraggio Disney Bao. Sì, esatto, volevo parlarne, ma ne parliamo più avanti. Ne parliamo dopo. Dove fanno proprio i Bao. E Giuliana chiedeva se la macelleria è gestita ancora da italiani. Sì. Sì, dal signor Walter e dalla sua moglie, che non so come si chiama. Sì, sì, sì. Se vai dal Walter, digli che ti mandiamo noi. Paghi uguale, però, sì, cioè, bene, cosa si fa? Non è che ti fa un secondo, però. No, no, è la macelleria, a parte che non so se avete visto... Se siete riusciti a capire davvero come era dentro, ma è veramente, veramente bella, oltre che sicuramente buona perché è tutta carne di primissima qualità. Noi intanto è una macelleria storica. Ci siamo spostati un po', io un pochino. Ti faccio parlare. Sì, questa. Sì, sì, e io ti lascio dare i tuoi ravioli. Scusate che qua con una mano solo, ravioli in mano, è molto difficile camminare. È complesso, vuoi una mano? No, se la sta facendo, vai. Eccoci. Allora, da qui siamo... arrivati a Collo d'Anatra e al Beijing Traditional Road, perché forse la ricetta più famosa della cucina pechinese è proprio l'anatra laccata, che è una preparazione, diciamo, incredibile. Provo a raccontarla per sommi capi, tu Sara assistimi se dico qualche castroneria. Allora, è un'anatra che deve avere circa 100 giorni, poi circa 3 mesi e mezzo di vita. Dopodiché deve essere appunto nutrita negli ultimi 10 giorni, lo so che sarà brutto per chi è vegetariano all'ascolto, ma un po' come le oche per il foie gras in Francia, quindi deve essere nutrita per essere bella pingue. Dopodiché viene uccisa, la prima cosa che si fa è cercare di togliere la pelle dal resto della nostra anatra. Dopodiché, una volta fatta questa operazione, viene messa in una pentola di acqua bollente rapidamente per far chiudere i pori della pelle e poi viene spennellata di una salsa composta da miele, sostanzialmente lasciata riposare per 24 ore. Dopo queste 24 ore si procede alla cottura. Una cottura che in origine era fatta in forni chiusi in orizzontale, oggi, a partire diciamo dalla metà dell'Ottocento, il cuoco che ha lanciato questo piatto, un tempo era solo ed esclusivamente ad appannaggio degli imperatori della corte del Celeste Impero, per tutti, più o meno per tutti, comunque costa mediamente tanto. Costa confermo. Di più per, rispetto a quelli che confermo sono i piatti tradizionali cinesi. In quanto io non l'ho mangiato a Pechino, perché no. Ero troppo povera. No, non è proibitivo, a Pechino costa circa... 30-35 euro, che però comparato con una cena normale pechinese è tipo 10 volte tanto, quindi da italiani ce lo possiamo permettere, ma appunto non è street food. No, non è propriamente lo street food più tipico. Scusa, chiedono se dell'anatra c'è la versione vegetariana. Ah no, non c'è la versione vegetariana. C'è quella di gomma se volete però. Sì, un tofu d'anatra, non c'è, non lo so. In questo caso, vi dicevo, si cuoce oggi in maniera verticale perché così la pelle rimane bella caramellata, tra l'altro all'interno di quello che sono gli spinteri della nostra anatra viene posta acqua calda in modo che l'acqua rimanga alla giusta temperatura per dare alla carne la giusta consistenza, cioè cuoce a temperatura sostanzialmente costante, dopodiché verrà sezionata in fettine sottilissime e servita. In pranzi ufficiali con il suo brodo di cottura e con le frattaglie, con l'interiora, invece in maniera diciamo così più tradizionale nel ristorante, non ufficiale come presentazione, con verdure e frutta tagliate a listarelle. È qualcosa che secondo me rappresenta al meglio lo spirito della cucina cinese, che è un insieme di gusti, quindi deve essere un insieme di gusti, un insieme di consistenze. È croccante, morbida, dolce, salata, agrodolce al contempo, quindi è davvero qualcosa. Sara annuisce. Ecco. Sara, ho detto più o meno tutto giusto?
Perfettamente, ma non hai detto come si mangia. Adesso, no, aspetta, detto, adesso ce lo racconti, intanto ti faccio una brevissima carrellata. Beh, come si mangia? Qui... Innanzitutto si insegue. Giusto. Aspetta, Valentina sta carrellando, aspetta, vai, vai, sì. Allora, questi sono principalmente frattaglie di anatra, perché in questo posto non si trova l'anatra intera, ma come potete notare qui, nel menù, sono collo, testa, clavicola, lingua, zampe, eccetera. Strippa. Esatto. Interiora. Io in questo momento non ho famissima. Tu cosa? Come ti senti? C'è ancora un raviolo. No, diciamo che io tendenzialmente mangio tutto, però non sono super fan. Dell'interiora. Ma più che dell'interiora, che tipo c'è il cuore, il fegato, così lo mangio, fatto all'italiana, diciamo, o alla brasiliana, quello che è, alla portoghese, ci sono un sacco di ricette, quelle le mangio, però proprio tipo le zampette, la cartilagine, queste cose qua un po' mi disturbano, lo ammetto. Raga, io ho visto mangiare a Valentina delle cose veramente che neanche sotto i ponti, ma delle cose orrende. Il fatto che stia facendo adesso l'intenditrice, lasciatela perdere, cioè, ha mangiato gli stronzi di mare, ha fatto delle robe orrende, lasciate stare. Non ascoltate, allora, sul cetriolo di mare ha ragione, sì. L'ho assaggiato e c'è anche un video che testimonia questa cosa, ma non penso che sia passabile, ad ogni modo esiste, poi magari ve lo mettiamo nelle stories su Instagram. E, che dire... Mi dobbiamo mettere la pecetta, vietatemi. No, non era una cosa che dici adesso la sputo, però proprio tipo, ma perché sto mangiando questa cosa? C'è una domanda proprio... Ma tutto il ristorante lo chiedeva, era tipo, ma perché Valentina sta mangiando? Anche i camerieri hanno fatto... Ne erano ghiotti perché era all'interno della posta crociere, quindi con il 95 di persone cinesi, che quindi a loro piaceva un sacco, ero io quella strana in questo giro praticamente. Sara, tu l'hai mai assaggiato? Mi ricordo, no, sai, Sara. Il cetriolo di mare no, sinceramente, perché in effetti mi lascia un po', mi turba anche un po'. Anche la medusa si mangia. La medusa l'ho mangiata, è molto buona ed è l'antipasto, infatti, di solito che si porta prima dell'anatra. Sì. Ah, e poi io ho studiato anche questo frutto di mare che potrei dire una stupidaggine, si chiama tipo abalone. Sì. Ok. Che costa tipo, cioè, 12.000 euro al letto, sì, rispetto a quello che è, insomma, sempre lì il prezzo del cibo cinese, che anche lì buono, non, diciamo che non, per quanto mi riguarda non giustifica il prezzo, però buono. Salutiamo i fan dei Peanuts che sapranno perfettamente che cos'è una balona. Io lo so da te. Io mi ricordo anche con Corinna quando eravamo, cioè c'era un buffet con tipo un maialetto gigante e i cuochi tagliavano tutte le fettine di carne tenerissime, era super buono. E invece gli altri avventori del ristorante che erano cinesi chiedevano proprio specificamente o la zampa o solo la cotenna o le parti che io avrei buttato, e quindi restava tutta la parte morbida buonissima del maialetto lì disponibile, e quindi io continuavo a prenderla perché tanto non la mangiava nessuno. Era assurda questa cosa per me, però effettivamente c'è proprio è diverso proprio il modo anche di mangiare quel tipo di carne, no? Assolutamente. Io ne approfitto velocissimamente per dirvi, appunto, se invece siete super fan delle frattaglie di anatra, collo d'anatra, se no c'è il Beijing Traditional Roll, dove abbiamo mangiato ieri, lo ammettiamo, ieri. Oggi evitiamo, però ieri l'abbiamo mangiato, che è appunto un roll, quindi come un normalissimo wrap, in cui può metterci dentro qualsiasi cosa, anche qui abbondanti frattaglie, quindi c'è con, adesso non trovo... Verdure, cioè vitello, ci sono... Quindi diciamo che quello tradizionale è quello con l'anatra alla pechinese, che io da povera, appunto, avevo assaggiato a Pechino non sentendomela di andare a mangiare tutta l'anatra. Tutta l'anatra intera, e anche da sola, quindi non... Mi faceva un po' tristezza andare da sola al ristorante a mangiare un'anatra da sola, non lo so perché. E quindi il roll, però devo dire che era molto buono. Allora, non era tipo un kebab cinese il roll. No, allora, un attimo smettila con questi kebab. No, quello di ieri devo dire che era buono, anche se ovviamente la quantità di anatra è decisamente
inferiore a quella di verdure e altre cose che si mettono. È molto pieno, ma più che altro di verdure, di insalata di contorno, effettivamente, però buono. Buono, io l'ho apprezzato. L'abbiamo apprezzato, sì. Sara, scusa, dicevi? No, dicevo appunto che il pista ci ha parlato della natrala pechinese, ma non ci ha detto come si mangia. Adesso gliela fa... No, allora, anzi... Viene tagliata a fettine sottilissime, dopodiché si prendono due sottili sfoglie che vengono spennellate con la salsa di soia, si fa una specie di micro panino e si mangia così. Giusto, Sara? Bravissimo. Perfetto. Solo con te, è il modo proprio per mangiarla. Di notte mi studia. Studio. Allora, vi dicevo, sulla cucina cinese è interessante anche vedere come il verbo, appunto, mangiare, rientra in tutta una serie di frasi, di modi di dire. Per cui, ad esempio, il verbo che è hai chi, scritto chi, traslitterato ovviamente dai caratteri cinesi, è davvero molto, molto, molto utilizzato. Tra l'altro nel verbo c'è la radice, appunto, perché si scrive con due caratteri. Il primo, la radice iniziale, è il carattere kou, che è la bocca, quindi quello fatto una specie di quadrato, semplificato appunto come un quadrato, per farvi capire se non avete molta dimestichezza, come me, mi sono dovuto informare con i caratteri. Bene. Scusate, c'è una gara tra Rider e Ansa. Esatto. E vi dicevo, nella cucina cinese, appunto, nella lingua cinese, pardon, si utilizza tantissimo il verbo mangiare. Uno dei saluti più tipici oggi è stato un po' soppiantato, ma hai le fan mei yu, che è hai mangiato, sostanzialmente, la traduzione è questa. Cioè, hai mangiato era uno dei modi per dire stai bene, quando Sara? Si incontrava. Sì, la frase appunto, ce la fan mei yo. Che appunto è l'idea è ma hai già mangiato? Nel senso se stai bene perché appunto hai già mangiato, quindi però l'idea era come stai? Sì è esattamente così, cioè, come stai? Hai già mangiato, quindi stai bene. Nel frattempo, scusatemi, siamo davanti a Pause. Io sono pessimo con le pronunce al cinese, però penso che ci assomigli qualcosa del genere. E stiamo, anzi, lascio questa pista così io ordino. Sì, torno. Eccolo. Sara, vuoi dirci due cose? No, torno. No, devi guardare te stesso. Mi guardo me stesso. Guarda te stesso. Guardo, mi guardo. Ok. Eccolo. Oh, non so dove sono. Ah, ok. Nel frattempo è partito il video del Bao. Perfetto. Perfetto. Sì, questo video è bellissimo, infatti lo consiglio a tutti perché è stratenero. Il discorso invece di come nascono i Baoz è un discorso storico invece, perché nasce tradizionalmente con un personaggio famosissimo che è Zhuge Liang, del romanzo Sanguo, che è il romanzo dei tre regni, un romanzo epico cavalleresco di guerra, e questa persona che è uno dei più importanti strateghi della storia, praticamente un giorno si ritrova a dover affrontare una sfida, per cui invece di dover fare un sacrificio umano, crea questi panini ripieni di carne, li fa passare un po' con delle forme simili a quelle di una testa umana e sacrifica questi panini invece di fare un sacrificio umano. E da lì nasce questo panino ripieno di carne. In questa mandata abbiamo scoperto anche che nei templi spesso il cibo viene portato e poi dopo un po' viene riportato via, cioè noi abbiamo visto mettere tipo del pollo col riso, magari, cioè un piatto da pranzo che rimane lì per un po' e poi chi l'ha portato lo riporta, cioè come se l'offerta, ok, l'offerta è fatta e poi si può ritrovare. Noi l'abbiamo paragonata a un microonde, cioè praticamente il tempio è lo metti lì per un po', quando suona lo riporti via. E cioè, non so, non ho capito benissimo se è una tradizione di qualche solo con qualche divinità o che si può fare sempre, però l'abbiamo però visto. Eravamo a Taiwan, però questa era Taiwan.
Ah, quindi in Cina no? Non c'era. Sì, anche in Cina, però anche più che il cibo cotto al tempio e alle tombe, perché si usa farlo anche nelle tombe durante il giorno dei morti, si portano frutti o verdure e sempre per onorare, poi dopo un po' si portano via, sì. Adesso, aspettate un secondo, vi facciamo anche vedere. Esatto, vi facciamo anche vedere, perché noi nel frattempo abbiamo preso degli zongs e dei baozi, giusto? Giusto, giusto, la signora dice giusto, quindi ho detto giusto. Zonk. Aspetta. È caduto? Sì, quella ecco. Quella. Mi è caduta il bancomat, che è abbastanza fondamentale per la mia esistenza. No. Ok, eccoci. Allora, intanto vi facciamo vedere dove abbiamo mangiato, non ancora, ma dove abbiamo preso. E quindi è questo baozi, con questa gentilissima signora che ci saluta. E ho preso sia questo, che non ho mai fatto sentire la mia vediamo. Che i più famosi Baut. Giusto? Ah, è tutto giusto. Benissimo, io l'ho preso con il ripieno di maiale, perché invece io non sono molto vegetariana, però adesso scopriamo un attimo come sono. E volevo dirvi che, a parte i Baut che adesso assaggiamo, sono nati poi, che sono più tradizionali, sono nati poi nel tempo anche i Bao, che hanno una provenienza più taiwanese, se non erro, sono anche taiwanesi, e che sono diventati più simili al nostro concetto di panino, quindi al posto che essere chiusi, questi adesso, se Pista me lo tiene, no, questo, ok, faccio vedere come sono fatti, ora arriviamo, sono fatti dei fagottini chiusi, come avete visto dal video, sì, mentre i bao sono aperti, come se fosse un panino, e ci si caccia dentro un po' quello che si vuole. La tradizione dice che il baozi sarebbe nato per far mangiare le erbe medicinali all'imperatore, che era ghiotto di pane, e ovviamente non così tanto di erbe medicinali, che erano evidentemente amare. Così. Allora, mi fa funzionare? Sì. È bellissimo. Partiamo dal presupposto che è bellissimo. Sì. E molto state pronti all'ustione? Perché siamo arrivati. Sei pronta? Si sta preparando. Vai. È ustionante. C'è buono, lo facciamo vedere all'interno. Ah, ho colato sulla giacca di pizza, che ora mi uccide. Vabbè, si lava. È colato. Questo è quello che vogliamo vedere. Com'è, Vali? È buono. Io non, personalmente non sono super fan di questo tipo di pasta, però. Però io sì, invece. Per me è una delle mie cose preferite. È troppo buono. Piacciono le cose in sapori. Non è in sapore, dipende cosa ci metti dentro, non è vero? No, ma la pasta è in sapore, la pasta è proprio neutra. È un cibo neutro. Invece mi piace le cose. Però ha una buona consistenza, è molto. No, non ti piace. Niente, alla Vale non piace il bao, a me piace molto. Sara, vuoi dirci la tua classifica? Non mi piace. No, la mia classifica dello street food, innanzitutto i ravioli. Per me i ravioli sono la vita. E dopodiché c'è appunto il mo, sicuramente. Sono un po' combattuta tra mo e baozi, sinceramente. Il mo forse dà un pochino, cioè, dà più soddisfazione perché è più ricco proprio di sapori. Sì. Però anche il baozi dà soddisfazione in maniera diversa, ha un impatto più soft, però è vero, è tenero il bao, è proprio una cosa, è lì carino. Va bene, torniamo a colata, praticamente olio puro. Comunque, sì, anche questo è un grande classico, per chi non conosce Valentina, anche questo è un grande classico, lei che fa un casino. È veramente difficile. Devo dire che assaggiamo dopo l'altra cosa che ho comprato di cui non so nome, e invece entriamo, e qua abbiamo bisogno di Sara, dentro a un supermercato, cioè diciamo market, e ora vi giro, che è un market che vende ovviamente cose principalmente cinesi, comunque asiatiche, e ho scoperto che i proprietari sono gli stessi che hanno i ristoranti, non so se qualcuno li conosce, di Mao e Maoji a Milano, che Maoji è il mio ristorante cinese preferito, lo trovo veramente pazzesco, e ha solo street food praticamente, street food cinese, ma che non si mangia in street, ma si mangia seduti,
molto ve lo faccio vedere nel frattempo, giro, eccoci qua, e questo è Mood Market, siamo proprio qui, eccoci, con le sue belle tre vetrine che si affacciano sulla strada, vi facciamo vedere perché è qualche cosa di... Tu nel frattempo puoi mangiare il tuo bao, ma stai molto attento perché, come avrai capito, non è esattamente comodo, e entriamo. Vuoi stare qua, non è un problema. Come vedi, allora, innanzitutto, a differenza di tutti gli altri, diciamo, market classici, questo è esteticamente bellissimo. E c'è un primo banco con dei prodotti freschi, diciamo, sia da takeaway che... No, praticamente da takeaway. Per esempio qua c'è la lingua d'anatra, marinato piccante, collo d'anatra, gli gnocchi di riso e le famose, vediamo se ho... le snack di uovo. No, non sono quelle centenarie. Sara, tu vuoi raccontarci, se lo sai, ma immagino proprio di sì, qualcosa sulle uova centenarie? Allora, in realtà le uova centenarie hanno storie diverse. C'è chi dice che venisse usata alcuni ingredienti, diciamo, particolari, perché tipo le espulsioni dei bambini per farle diventare di un certo colore, piuttosto che dovessero essere, in realtà sono marinate nel tè verde spesso e vengono e prendono poi questo colore che non è molto accattivante, che è un colore ambrato e dentro sembra tipo grigio, in realtà sembra appunto un uovo marcio, in realtà è solo trattato in un certo modo per cui alla reazione chimica porta a quella colorazione. È un antipasto tipicissimo cinese con il tofu morbido, e anche quello si trova tendenzialmente ai matrimoni cinesi, cioè è uno dei propri degli entrée dei matrimoni cinesi. Le nostre olive ascolane, no, loro hanno l'uovo centenario. Centenario. Però è fermentato, cioè quanto tempo deve stare a fermentare? Un po'. Dipende da quanto forte deve essere il gusto, cioè chi li mette un mese, chi più mesi, è un po' anche a gusto personale, a tradizione di famiglia, di come si fa o no. A te piacciono? C'è di meglio. Va bene, intanto vi faccio vedere velocissimamente cosa si trova qua dentro, perché se per caso non volete andare al ristorante o come adesso non potete, in realtà potete andare nel banco freezer e comprare i ravioli da fare in casa. Ce ne sono di tutti i generi, siete possibili, immaginabili. C'è anche uno sliced lamb che non so invece, tu Sara sai dirmi questa cosa qua, che cosa, come viene mangiata? Quello è proprio quello di cui parlava prima Pista, per la pentola, per la fonduta, per la pentola mongola, è praticamente il kit già tagliato, per cui uno in realtà se può se lo fa a casa e ha già le fette di agnello pronte. Fantastico, io vi ho promesso, vi ho fatto vedere e ci sono, e questa è la mattonella per l'hot pot. Quindi ci sono dei gran pezzi di peperoncino e questa roba arancione di cui non so bene bene l'origine, ho un po' paura a scoprirlo, però sembra essere molto, molto goloso. Poi ci sono anche un sacco di gelati, che in realtà sono tipo dei pancake con dentro qualcosa che assomiglia vagamente a un gelato, o i mochi gelato, che io trovo buonissimi, i mochi gelato sono una droga. Però... intanto io torno fuori da Pista, al piano di sopra, ma non... Vabbè, dai, facciamo un giro anche al piano di sopra, velocemente. Ma l'hai tenuto fuori tipo i cagnolini. L'ho lasciato fuori a mangiare, poverino, perché così si nutre. Mentre al piano di sopra c'è tutta un'area enorme di snack. Snack di ogni genere e specie, tra cui tutta questa roba che a me sembrava maiale, invece scoperta essere tofu. Tofu, cioè, perché La vedevo... Sembrava un po' tipo del grasso di maiale, no? Invece no, è tutto tofu con salse, 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 così all'infinito. E poi hanno anche il pesce essiccato, la carne essiccata, roba che magari a noi non verrebbe proprio da mangiare così come snack, ma evidentemente a loro sì. E invece ce li hanno i paninetti con le arachidi del 7-Eleven che piacevano a Corinna? Non lo so, questo devo ancora controllare.
questo devo ancora controllare. Hanno però hanno un sacco di, veramente di tutto. Qua c'è anche roba non solo cinese, c'è anche un po' di giapponese e simili. Però molto carino. Io scendo la pista e nel frattempo, proprio visto che abbiamo parlato di cose fermentate, vi racconto una cosa che non c'entra niente con la Cina, ma c'entra con l'Islanda, dove mangiano come piatto principale, non principale, però diciamo ipertipico, lo squalo fermentato, che può fare un po' schifo l'idea, e infatti fa schifo, fondamentalmente. Praticamente loro pescano lo squalo della Groenlandia, che è uno squalo che praticamente, da quello che ho compreso, non ha una vescica, non ha un apparato urinario, di conseguenza trattiene tutta l'urina e tutta l'ammoniaca. E quindi per poterlo mangiare in modo che non sia totalmente tossico, quello che fanno è prenderlo e appenderlo fuori ad essiccare, e dopo averlo seppellito anche per mesi, e poi se lo mangiano. Sono tipo in cubetti, come se fosse appetizer, e niente, loro vanno ghiotti di sta roba che in realtà fa proprio di ammoniaca, perché ok che essiccandolo un po' perde, ma fondamentalmente sa di ammoniaca. Quindi non solo in Cina si mangiano cose strane. È come in Australia che ti danno la Vegemite e ti dicono però prendine poca perché fa schifo. Ho capito, ma se fa schifo perché la mangiate? È stranissima questa cosa, però diventa, cioè ti dicono dopo che la mangi un po' di volte poi ti piace, e quindi dici vabbè, ho capito, ma perché devo fare sto sforzo invece di mangiare una cosa che è buona? E, però diventa abitudine e quindi è tradizione, mi piace. Nel frattempo Pista l'ho lasciato qua fuori e si è nutrito e ha mangiato, l'ho trovato qua con queste foglie in mano e non ho ben capito che cosa è successo. Ho scartato il mio tonno, che era avvolto per tenerlo al caldo in foglie di bambù. Vabbè, io forse lo mangerò dopo, perché già mi sono schifosata a sufficienza. Magari Sara, tu sai dirci che cos'è? Allora, lo zonz è questo involtino di riso glutinoso, quindi anche quando lo aprite è un po' difficile perché è molto appiccicoso, perché la consistenza del riso è un po' diversa da quella da cui siamo abituati noi. Lo zonz, anche come tante altre cose, nasce da una storia, nasce da una storia un po' triste in realtà, di un funzionario particolarmente bravo, particolarmente intelligente, che viene accusato poi da altri funzionari gelosi di essere in combutta con uno stato rivale rispetto appunto al proprio paese. Per cui, preso da questa vergogna, cioè non potendo vivere con questa vergogna, si butta dal ponte di un vicino alla città proibita, in un fiume. La popolazione però, conoscendo questo personaggio, sapendo quanto era buono e quanto era stato bravo durante la sua vita, crea questi triangolini di riso ripieni di carne o di ripieni di giuggiole, quindi possono essere sia dolci che salati, li buttano nel fiume in modo che i pesci non mangino il corpo del mandarino, appunto dell'ufficiale, in modo che il suo corpo possa rimanere intonso sul letto del fiume. Ma pensa. Io, tra l'altro, la prima volta che sento la parola giuggiole, da cui suppongo derivi il brodo di giuggiole. Assolutamente sì, deriva da quello. Pazzesco. È anche il legno del giuggiolo, quello con cui si affumica l'ana tra la picchina. Ma pensa quante cose. Tradizionalmente era quello lì. Nel frattempo, visto che abbiamo mangiato, non ancora a sufficienza, però abbiamo mangiato. Stiamo passando al dolce. Quindi esatto. Siamo davanti a Mr. Time, che è una pasticceria cinese, e uno si dirà, ma in Cina i dolci non sono proprio la cosa che gli viene meglio, mettiamola così. Non sono la cosa più. Non ne hanno tanti come varietà, quelli che hanno non sono nemmeno così dolci. Quindi perché siamo qua? Siamo qui perché in realtà, per la storia della Cina, ne saprete tutti, fino al 700 la Cina era un impero ed era chiusa ai commerci con l'est. Poi ne abbiamo parlato incidentalmente ieri, a partire dalla metà dell'Ottocento, dagli anni 40, con la prima e poi con la seconda guerra dell'oppio e con una serie di trattati che vengono imposti alla Cina, si impone appunto all'impero di aprire i suoi porti a quelli che sono le potenze coloniali, soprattutto ovviamente gli inglesi.
e in questo caso anche però i portoghesi, quindi il contatto con quelle che sono le popolazioni coloniali, Macao, Hong Kong, i vari porti che vengono a essere aperti al commercio con l'estero, portano una serie di tradizioni culinarie appunto del Portogallo, dell'Inghilterra, della Francia a contatto con la cucina cinese e portano una serie di dolci che non sono quindi caratteristici ovviamente della Cina, ma sono un po' più usual. Noi stiamo per entrare perché adesso c'è la mia prova del 9. Buongiorno, ciao. Parla sempre. Uffa, ho 36 e 3. Ciao. Ciao, buongiorno. Sei in diretta. Ci sono un sacco di dolcettini di ogni genere e specie, ma quello che è un po' più curioso e che ci interessa un po' di più è che appunto si trovano qui quelli che sono i pastéis de nata, che sono i dolcini assolutamente di Lisbona, che in realtà a Lisbona sono i pastéis de Belém. Dopo che compro la soglia, intanto li compro, che è fondamentale perché devo sapere se sono buoni o no. Intanto potete vedere che ci sono tantissimi prodotti di ogni genere e specie, tra cui queste cose carinissime con la faccina, mentre da quello che so, adesso Sara magari ce lo dice meglio, quello, il momento in cui i dolci vengono davvero consumati in Cina è per le festività, giusto? Sì, per le festività o comunque come piccoli snack, sempre un po' da pasteggiare mentre si cammina per la strada. Non c'è proprio l'idea del dolce come abbiamo noi e anche tutta una ricerca di gusti e di combinazioni come ce li abbiamo noi in Italia, non ne parliamo, però... Un po' l'ispirazione è quella francese, quindi anche che siano un po' carini da vedere, ispirati magari ai cartoni animati che piacciono ai bambini. Sì, è più... è meno zuccheroso comunque. Io, cioè, i dolci che provavo non sono dolci. Sì, è vero. Gianni. Perché in questo caso i pastéis de nata ce li ha gentilmente offerti. Sono stati gentilmente offerti. Grazie. Sì. E adesso li assaggeremo. Perché abbiamo preso i pastéis nella visita sul cibo cinese? No, perché non è una visita sul cibo cinese, ma è una visita sullo street food. Sullo street food. Ah, ok, esatto. Va bene. Va bene, ti perdono. Perché? E perché adesso è la prova del 9, la Vali deve capire, deve assaggiare. Se a Macao hanno fatto un buon lavoro con l'importazione. Esatto. Quindi, prendo l'assaggio. Innanzitutto, se non sapete cos'è un pastéis de nata, mi spiace per voi perché avete una vita tristissima. Esatto. Che divulgazione è questa? È divulgazione scientifica. No, è buono? Allora, è buono. Non è esattamente, ovviamente, come quello portoghese, però... È buono, adesso lo metto via. Vi racconto quando a Gianni che te l'ha regalato. Vaglielo a dire. È buono, è assolutamente buono. C'è una storia molto carina sui pastéis di Lisbona, ossia che la pasticceria, quella principale che li fa, è la pastelleria di Belém, che si trova appunto di fianco al monastero. Quelli si chiamano pastéis de Belém e quelli di nata sono quelli che li copiano fondamentalmente, quello originale è quello di Belém, e si dice che ci siano solo 3 persone al mondo che conoscono la ricetta del pastéis de Belém, che vengono, la ricetta viene ancora dalle monache, dal monastero, e sembra che tutti quelli che ci lavorano dentro siano divisi tra chi fa la crema e chi fa la sfoglia, quindi chi fa la sfoglia conosce solo la ricetta della sfoglia, chi fa la crema fa solo la ricetta della crema. Forse Davide dovrebbe avere qualche fatto per farvi capire quanto poco è famoso questo luogo a Lisbona. Ci sono delle code mega galattiche e pensate che questi qua che avevano un laboratorietto, erano una piccola pasticceria, adesso un laboratorio enorme con tipo 6-7 sale all'interno, perennemente la coda fuori e questi sfornano dai 20 ai 45.000 pastel al giorno. È arrivata una foto proprio della coda chilometrica, insomma, è la risposta di Belém a Luini, giusto? Praticamente sì, è una sfoglia di pasta sfoglia, appunto, sì. Con dentro della crema pasticcera, quindi sembra una cosa semplicissima, in realtà per equiparare quello lì, ragazzi, è difficilissimo, io che in cucina un po' mi diletto, ci ho provato a casa, non si riesce, buoni così, no,
non ce la si fa. Ali, chiedono come si chiama il posto in cui hai preso i pastéis. Mister Time. Mister Time. Mister Time. Non so se vedete. Siamo una deviazione. È via Lomazzo, quindi all'inizissimo. È la deviazione che vi dicevo ci ho tenuto a fare. Ti leggo qualche commento, Vali. Dario dice: no, aspetta, dice è vero che lui c'è stato, Belém ha visto, anche Bobby. Poi Dario diceva anche: tuteliamo gli squali, non mangiamoli, e siamo anche d'accordo. No, va bene. Non è neanche piaciuto. La Vale sta descrivendo il Lute Skiff. Si chiama Lute Skiff? Oddio, no, ha un nome che inizia con l'H che adesso non ricordo. Ok, e Bobby ci dice: devo abbandonarvi d'ora in poi, vi voglio tutti i giorni in pausa pranzo. Vediamo, Bobby. E poi vuole, Bobby vuole una GIF della Vale che fa scolare il ripieno su pista. E in effetti la faremo. Prossima primavera, stesso tour dal vivo. Io direi di sì, tra l'altro, anche perché cioè, anch'io vorrei provare a mangiare queste cose. Perché bene, sono stato incluso. Mentre Andrea aveva fatto un commento sul hai mangiato, come per chiedere come stai, che probabilmente sì, in effetti potrebbe far intendere che c'è stata la fame abbastanza grossa, se poi arrivi a dire hai mangiato, come dire stai bene, che è una cosa anche molto italiana in realtà, nel senso che anche, infatti diceva Rosella, anche le nonne italiane, se dicono hai mangiato è perché è per affetto, no? Perché ti vogliono bene. Il buon Carlo Saracco ci dice: ho appena finito di pranzare, mi state facendo dire la colina in bocca. Concordo, io non ho neanche pranzato e concordo. Vabbè, noi non ci dilunghiamo eccessivamente perché avevamo altre cose in programma, poi sta finendo il tempo, è già finito. Vi faccio solo vedere che esiste un fuscio, cioè il sushi burrito. Sì. Questo posto, adesso non abbiamo tempo per provarlo insieme, ma lo proverò. Ed è assurdo perché praticamente è un sushi da passeggio, mettiamola così, perché il burrito, quindi il classico panino, tra virgolette, messicano con la tortiglia, viene sostituito con un'alga e dentro ci si mette salmone e cose varie, tra cui anche del riso, suppongo. Questo lo proveremo. Esatto. Volevo parlarvi del bubble tea, ma forse non c'è tempo. Forse non c'è tempo. Siamo non so già, se Sara vuoi dire qualcosa nel frattempo. Tantissimo. Vuoi raccontarci qualcosa? Beh, il bubble tea è una bevanda che nasce a Taiwan e nasce per caso da una signora che lavorava in una casa da tè e semplicemente si ritrova a dover mixare degli ingredienti da cui nasce, diciamo che la base è il tè nero e da lì poi si crea appunto l'idea di aggiungere queste palline che tendenzialmente sono palline di tapioca per renderlo un po' quello che in inglese si dice chunky, quindi un pochino masticoso, e da lì nasce un'idea di bibita, ma anche qualche cosa che un po' si mastica, un po' si può mangiare, e che poi in realtà, come potete vedere, in realtà in tutta la città di Milano si è diffusa tantissimo, perché piace tantissimo. Ci sono più varianti, sia quelle fruttate che quelle invece più lattose, più un po' a livello un po' di milkshake. Posso cioè, dire che si deve sì, anche caldo o freddo, che a seconda della stagione oramai si è Io ricordo quando qua hanno aperto il primo, che era in via Orefici, credo, comunque quella zona lì, che c'era perennemente la coda davanti. Diciamo, che cosa cavolo! Ed era quello, era il bubble tea, che tra l'altro lì costa ben tipo 4,50 euro, a Taiwan 1 euro. Esatto. Però comunque è buono uguale. Buono. Tra l'altro con questa cosa che hai detto del fatto che si mastica, io inizialmente pensavo, beh, si mastica, l'avranno fatto per una questione pseudo-dietetica, nel senso, bevi ma fai finta di mangiare le palline di tapioca, quindi sembra che tu mangi, quindi sazi lo stomaco. In realtà, contando quanto zucchero spesso ci viene riversato dentro, ho dei seri dubbi che questa cosa sia dietetica. Siamo in conclusione, ragazzi. Esatto. Semplicemente finiamo con l'italianità 100%. Esatto. Perché qua c'è Apiz. Esatto. Quanto è buona Apiz? È molto buona, da Giuliano, molto molto buona. Questa è un'altra, ennesima bottega storica del quartiere. Esatto. E qui la pizza è fatta al trancio, diciamo senza fare paragoni, ma stile spontini, quindi esatto, alta, bella alta e sugosa.
e è un'istituzione, quindi iniziamo con una cosa non cinese, finiamo con una cosa non cinese e in mezzo invece abbiamo fatto un tour cinese incredibile. Un giro della Cina culinaria. Esatto, questo per dirvi che insomma, se siete affamati, questo è il posto giusto, potete trovare veramente, a Milano is the place to be, veramente di tutto da mangiare. Quindi stiamo chiudendo, Enrico chiede se c'è la card con i timbri, dopo 10 visite virtuali col pista ti porta a pranzo fuori. No, però la potremmo istituire. C'è. Il problema è che il pista che ti porta a pranzo fuori ti racconta i piatti per mezz'ora ogni volta che arrivano, quindi non mangi molto Enrico, purtroppo. Io l'ho provato, è difficile mangiare col pista, cioè proprio... È duro. Allora io vorrei ringraziare Sara tantissimo, per essere stata con noi. Sei stata stragentile e ci vedremo quando lo rifacciamo, ci vedremo e mangiamo insieme. Sicuramente lo rifaremo perché appunto ho fame, quindi lo rifaremo. Grazie a tutti voi per aver assistito. Giovanni chiede una bella grappa alle rose per concludere. Aspetta, Giovanni. Ce l'abbiamo, Giovanni. Non è alle rose, è no. Maracujá. Esatto. E l'ho presa per me questa. Però c'è. Principalmente perché la bottiglia è bellissima e la trovo veramente meravigliosa. Argo. Esatto, e infatti effettivamente non abbiamo parlato in tutto ciò, non so, seguire la telecamera, poi giuro che la smettiamo, dell'alcol in Cina, del fatto che i cinesi fondamentalmente pasteggino, soprattutto per i pasti di lavoro, a grappa, cioè come se io mi facessi i cicchettini proprio di grappa di montagna, loro lo bevono come se fosse il nostro vino. Che si chiama, Sara? Baijiu. Quella cosa lì. Quindi Sara, se vuoi concludere con una parola in mezzo su questo, poi li lasciamo andare. Beh, possiamo allora sul Baijiu ci sarebbe tantissimo da dire. Diciamo che lo troviamo tantissimo, come hai detto tu, nei pranzi di lavoro o quando dopo le cene si va al karaoke, dove il capo di solito è quello che deve far vedere un po' che ha i soldi e quindi offre da bere a tutti. E ovviamente tutti si ubriacano marci tendenzialmente, e diciamo che è anche una scusa per cui far cadere le barriere sociali, per cui se durante la vita normale non mi posso permettere di avere una certa confidenza con un superiore o con il capo, ecco, in quel caso diciamo che si può essere molto diretti, e poi quello che succede lì rimane lì, il giorno dopo non se ne parla più. È come a Las Vegas, quindi, praticamente. Esatto. Vale a Las Vegas, però. Va bene, allora, ringraziamo, ci fanno i complimenti, grazie Sara, voi fantastici, grazie mille anche te Giuliana. Allora, noi ci vediamo sabato alle 15 con l'ultimo tour, che sarà un tour teatrale di questo ciclo di visite guidate col Municipio 1. Grazie ancora a Sara, grazie a Vali e Pista che avete mangiato alla facciazza nostra. La diretta resterà disponibile, quindi se volete condividerla, mandarla a chi volete, trarne suggerimenti di dove andare a pranzo, a cena, quando si potrà, fate pure, resterà la diretta in onda sulla pagina di Facebook di Dramatram. Noi vi ringraziamo e ci vediamo sabato. Ciao! Va bene, ciao! Grazie. Buona giornata, buon appetito!